Federica Lotti, noi siamo qui in questo lavatoio, ex lavatoio di San Giacomo, per un tuo concerto, che è in realtà concerto, presentazione di un CD, ma non solo. Parliamo un po' di questo CD, come è nato e poi da questo passiamo al concerto di questa sera. Sì, Luisa, questo mio progetto discografico è uscito giusto un anno fa, era l'autunno dello scorso anno, con questo titolo abbastanza significativo, spero, di Altre stagioni veneziane, indica appunto una scelta di repertorio originale per flauto solo, di compositori con brani di compositori che per motivi diversi abbiano un legame stretto con Venezia. Venezia vista come una città del passato, del presente e soprattutto del futuro, sempre molto attenta alle innovazioni e ai nei linguaggi dell'arte, all'avanguardia. Quindi non è una cosa con sguardo nostalgico, ma visto che non ci vivo, ma è come se ci vivessi, ci insegno ormai da più di 20 anni, da 20, quasi 25 anni, mi sono potuta fare una mia idea della città. E quindi questo progetto che nasce come una scelta, una raccolta di brani che io amo molto, è anche da vedere come un omaggio, ovviamente microscopico, come mio contributo verso questa città meravigliosa e anche tragicamente difficile. L'appuntamento di oggi, di cui ringrazio Edoardo Milani per me, diciamo, aver accolto, dopo aver sentito il mio CD, questa mia presentazione. L'incontro di oggi nasce come spunto effettivamente per parlare di questa operazione, ma nello stesso tempo, visto questo luogo storico e oserei dire, questa è la sensazione adesso che io ci ho messo piede per la prima volta, perfino commovente, pensando a quanto lavoro, a quanta fatica, a quanto sfruttamento, a quanto freddo, a quanto dolore alle mani, chissà cosa ha costato a tante donne. E quindi essere adesso io donna all'interno di questa manifestazione ideata da appunto Edoardo, in cui non mi sento, perché è un po' dibattuto questo, no? Di accettare una rassegna, di partecipare a una rassegna dove ci sia il pink di mezzo. Ci sono alcune mie colleghe che rifiuterebbero la categoria. Invece io l'ho accettata più che volentieri, anche perché ogni occasione per poter parlare non tanto di me o del mio progetto, quanto fare musica, secondo me è sempre importante, ben accolto. Per cui nel programma in realtà di oggi questo incontro non verte esclusivamente sui contenuti del mio CD, che se si vuole è una proposta, come tu sai, abbastanza specialistica, ma cercare di creare questa occasione di incontro fra linguaggi o lontani come Telemann o più vicini del Novecento storico come Debussy e Varese, incarnando in queste mie scelte che spiegherò anche al pubblico presente, questo passaggio di funzione, di immagine del mio strumento nel tempo, come è cambiato, e cercare attraverso questi piccoli cavalli di Troia di introdurre un dialogo immaginario con pezzi di oggi. Ecco, ritorniamo a questi pezzi di oggi. I pezzi che sono nel tuo CD sono pezzi contemporanei. Ci spieghi un po' come li hai scelti? Sono pezzi che ti sono stati dedicati? Sono pezzi cui tu hai, diciamo, partecipato alla genesi? Come è funzionato Sì, questa appunto, programmazione? posso spiegare in questo momento della nostra conversazione in che cosa consiste questa venezianità. Ho scelto brani di compositori che fossero veneziani per nascita, come Bruno Maderna, come Claudio Amorosini, che fossero veneziani per formazione o azione didattica. Questo vale per Corrado Visconti, per Fabio Vacchi e per Mauro Bertalotti. Corrado è stato prima studente, poi docente, Fabio è stato docente, Mauro è stato studente. Quindi
questo modo di vivere il conservatorio, ovviamente, come riferimento, il conservatorio di Benedetto Marcello come tappa importante di questa loro attività. E invece Togni, Oppo e Romitelli, nessuno di questi è veneziano, Romitelli come si sa anzi era di Friulano, sono invece conservati nell'archivio della Fondazione Cini, fanno parte di un gruppo numeroso come Nino Rota, come Roman Vlad, come Alfredo Casella, insomma tante altre acquisizioni, il vivente Giacomo Manzoni, augurandogli ancora lunghissima vita. Ecco, questi compositori, le loro lettere, i loro schizzi e tutte le loro opere, quindi anche la preparazione ai loro lavori, sono tutti conservati alla Cina. Franco Oppo, Romitelli e Camillo Togni sono per l'appunto autori presenti in Cina, collaborando spesso con l'Istituto per la Musica, con Gian Mario Borio. Ho avuto occasione appunto di suonare anche lì questi brani, e ho deciso, perché sono tutte scritture tra l'altro diversissime dal punto di vista estetico e di risultato sonoro, sono molto diversi, quindi si parte dal più vecchio, che è Maderna, pezzo degli anni 60, della metà degli anni 60, compositore non solo straordinariamente importante e musicista immenso, come sappiamo, ma che prediceva in particolare il mio strumento insieme a Logoi. Tra l'altro nel programma di oggi, oltre a questo Maderna di cadenza, che non eseguirò ma che è presente nel CD, ho per esempio quello che eseguirò di Varese, la Density, di cui io ricordo molto particolare perché l'ho lavorato con Severino Magazzini, e dopo, se vuoi, ti mostro i suoi segni dei fiati, me li ha messi Severino. E quindi questo, se io quando ho studiato con lui alla Tigiana avessi già avuto la percezione e la consapevolezza di questa sua esperienza con Maderna, lo avrei riempito di domande, purtroppo questo non l'ho potuto fare. Però ecco, quindi c'è questo pezzo più antico, relativamente, di Maderna, per arrivare a pezzi che sono lo stesso degli anni 80-90 fino a delle cose proprio dei nostri giorni, che sono, come dicevi tu, alcune, ovviamente non tutte, ma alcune scritte per me, alcune sono delle prime registrazioni mondiali, quindi diciamo che ci sono degli elementi, secondo me, di interesse anche da questo punto di vista.